Come si fa ad aumentare drasticamente il fatturato di un business online? Ad esempio, a raddoppiarlo. Dunque, io mi capita spesso di incontrare imprenditori che magari hanno messo in piedi la loro campagna di marketing, il loro funnel di marketing, come si usa dire in uno dei video precedenti, abbiamo parlato di funnel, e mi dicono, ah, questo funnel non sta funzionando come dovrebbe, non ho realizzato vendite, oppure ho prodotto delle vendite ma non ho realizzato quante vendite vorrei, francamente mi aspettavo di più. Mi succede di incontrare persone che dicono questo e il punto è che normalmente quando si va a creare una campagna di marketing, quando si crea un funnel di marketing, quello che succede è che il vero lavoro inizia lì, inizia a quel punto lì. È un po' come quando, io mi ricordo quando studiavo all'università, ero studente, sembrava che l'obiettivo fosse raggiungere la laurea, no? Laurearsi, quello era l'approdo. Ma poi nel momento in cui si raggiunge la laurea ci si accorge che il vero mondo del lavoro inizia lì. Quindi è un punto di inizio, non è un punto di fine. Stessa cosa per un funnel. Nel momento in cui si crea una campagna di marketing, si fa tanto lavoro per creare questa campagna di marketing, ma una volta che si è fatto tutto questo lavoro, ecco, a quel punto siamo in gioco. Il vero lavoro inizia lì. E qual è il vero lavoro? Cos'è che si deve fare nel momento in cui si inizia ad avere in piedi una campagna di marketing online? Beh, una cosa che dice Dan Kennedy è che in qualunque campagna di marketing il numero uno è un brutto numero, inteso come un esemplare di qualcosa. Quando si ha un solo esemplare di qualcosa è un po' un problema perché non si ha nulla con cui confrontarlo. Quindi è necessario andare a creare degli esemplari multipli dei vari pezzetti della campagna di marketing per andare a fare dei confronti, per andare a vedere cosa funziona meglio. E la classica tecnica è il cosiddetto split test, per cui, per esempio, se hai una landing page, una pagina di atterraggio, la cosa da fare è crearne una variante e andare a mettere a confronto una variante con l'altra variante e vedere quale di queste due funziona meglio. Quindi split test. E in realtà un funnel è fatto di tante parti. Ci sono varie pagine, ci sono i video, ci sono le email, ci sono tanti pezzetti di un funnel. Quindi non si può probabilmente testare proprio tutto e la domanda che viene fuori probabilmente è cosa vado a testare. E le parti da testare in realtà è bene che siano quelle più trafficate, quelle che è più interessante testare, per cui per esempio butto lì, se hai un bar, supponiamo che il bar sia la metafora per il nostro funnel, e hai una vetrina e poi che è una porta, un ingresso da cui le persone entrano, e poi hai magari una saletta interna dietro dove ogni tanto va qualcuno, e magari se il tuo bar non sta funzionando in maniera tanto efficiente solo poche persone entrano, e di quelle che entrano pochissime vanno nella saletta interna dietro. Bene, non ti mettere a testare se è meglio nella saletta interna avere un tavolino tondo o un tavolino quadrato, perché sono così poche le persone che ci vanno che il tuo test non avrebbe dei risultati particolarmente interessanti, particolarmente significativi. Viceversa, Se vai a lavorare sulla vetrina, che è il luogo dove abbiamo maggior traffico, abbiamo il traffico di tutte le persone che passano sul marciapiede, che guardano e che decidono se entrare o meno, bene, lì puoi fare dei test, puoi testare se andare a mettere un giorno o una settimana dolci e poi magari la settimana dopo metterci salati, oppure puoi testare se metterci un'insegna luminosa o non metterla e tenere traccia, misurare di quanto effetto ha tutto questo sul numero di persone che entrano in un bar. Stessa cosa puoi fare con l'ingresso della tua campagna di marketing, la tua landing page, la tua squeeze page ad esempio, o la home page del tuo sito web. A seconda di cosa scrivi nel titolo, a seconda di quali immagini usi, a seconda di quale layout usi, quali risultati ottieni. Tutti questi test producono risultati diversi e ti garantisco che se fai questo lavoro di fare testing per un funnel esistente, per una campagna di marketing esistente,
il tuo fatturato aumenterà. Il tipico risultato, tipico senza nemmeno troppo sforzo, è di ottenere un raddoppio di fatturato per un funnel di marketing esistente nel momento in cui si fa questo tipo di ottimizzazione. Quindi, quando hai realizzato un funnel, il lavoro inizia lì. Ricordati, come dice Dan Kennedy, che un 1 è un brutto numero, quindi fai split test, e dopodiché fai testing delle zone più trafficate del tuo funnel. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com e poi lasciami una qualche reazione, lasciami un commento qui sotto, condividi il post sui social e ricordati, sempre avanti, senza mai.